Ballet de Lorraine, con i suoi 26 danzatori, è una tra le più sorprendenti e vibranti compagnie della scena contemporanea e ha all'attivo un repertorio vastissimo che comprende coreografi del presente e del passato. Un nome su tutti quello di Merce Cunningham, pioniere indiscusso della postmodern dance americana. Proprio a questa figura, al suo sodalizio artistico con John Cage, i coreografi Peter Jacobson e Thomas Keeley dedicano il primo dei tre titoli in programma in questa serata, 4-4 Waltz. Una coreografia fatta di un rigoroso formalismo e di intricati schemi di movimento tra il grandioso e l'intimo. Sulla scena specchi giganteschi moltiplicano il cast in un plotone aggrovigliato e sfrenato, mentre la pianista Vanessa Wagner mette insieme le note di una performance ipnotica. L'effetto è meravigliosamente disorientante. Sound Dance, secondo titolo della serata, fu invece creata nel 1975 da Merce Cunningham ed è considerata l'opera più apprezzata dal pubblico e dalla critica. Una coreografia veloce e dinamica, scandita dalla musica potente di David Tudor, che inizia e finisce dietro un sontuoso sipario dorato. Difficilmente vi lascerà indifferenti. Al mondo del cinema si ispira invece Static Shot di Maud Le Pladec, coreografa tra le più brillanti della sua generazione. Un'inquadratura fissa in cui il movimento dei danzatori e lo sguardo degli spettatori non si fermano mai, guidati da una musica travolgente che alla fine ci metterà voglia di danzare insieme alla compagnia. Tre spettacoli in uno che sono una vera festa per i sensi, sublimati dall'energia e dal piacere di essere numerosi sul palco come in platea.